Virata decisa su Filippo Falco. Le ultime ore di calciomercato hanno indotto il presidente Sebastiani e il DS Leone a indirizzare i loro sforzi verso il giocatore di proprietà del Bologna e che ha disputato il girone d'andata a Perugia, dove era stato girato in prestito dai Felsinei. Ieri, proprio Leone, ai nostri microfoni, aveva confermato come Embalo e Falco fossero due prime scelte per rinforzare il settore esterni. La concorrenza su Falco e la volontà di Embalo e del procuratore Accardi di sposare la causa Bianca Azzurro. Azzurra avevano fatto pensare ad una chiusura dell'affare e invece le reticenze del Palermo, dettate dalla volontà del tecnico tedino di non lasciare andare un calciatore che tuttavia in Sicilia non è stato valorizzato dalle scelte tecnico-tattiche dello stesso allenatore, hanno indotto la dirigenza bianca-azzurra a percorrere con decisione la pista Filippo Falco. L'affare è in dirittura d'arrivo, il Bologna è pronto a far tornare alla base il calciatore per poi girarlo in riva ladriatico con la formula del prestito con diritto di riscatto. Falco viene da stagioni importanti, in particolare a Cesene e soprattutto a Benevento dove lo scorso anno è stato tra i protagonisti della cavalcata verso la Serie della compagine Sannita. A Perugia non si è espresso per quelle che erano le aspettative relegate ad appena otto presenze con un solo gol. Valutazioni sono poi in corso per altri settori in porta al momento Savelloni e il cambio di Fiorillo ma il Pescara dopo aver vanamente pensato a Iannarilli della Viterbese sta riflettendo su Perina del Cosenza per la difesa il DS Leone ha smentito interesse di alcune squadre verso Fornasier ha parlato di un Guglielmo Stendardo in uscita anche se è difficile ipotizzare altre destinazioni per l'ex Atalantino uno tra Cappelluzzo e Cocco sarà il vice di Pettinari il Bomber resterà in Biancazzurro almeno fino alla fine della stagione, intanto il pensiero va anche al calcio giocato, sabato sarà di nuovo campionato e ieri Zeman ha fatto le prove generali contro il Lugano per la gara di Foggia ottenendo buone risposte in particolare dall'attacco con Baez e Mancuso che sono andati in gol e Pettinari che come al solito si è mosso bene il posto di Baez potrebbe essere insidiato da Capone che è rientrato in queste ore dalla dall'amichevole di Guadalajara tra le Under 19 di Spagna e Italia Azzurrini battuti 2-0 e Capone in campo per tutti i 90 minuti Baez è però favorito avendo lavorato regolarmente con il gruppo per tutta la settimana partirà dalla panchina il ne ho acquisto Gravion.